Ciao ragazzi, sono Danilo. Quest'oggi ci attende un giradanello davvero mozzafiato. Ci muoveremo tra antichi borghi, boschi incantati e prati innevati. Siete pronti? Mettetevi comodi e incominciamo l'avventura. Ci troviamo in Valle d'Aosta, Saint-Jacques, ultimo centro abitato della Val d'Ayas, a 1689 metri di quota. Da qui, vista la scarsità di neve e l'abbondanza di ghiaccio, indossiamo i ramponcini e iniziamo la salita verso Resy. Per salire a Resy seguiamo il sentiero numero 9, in questo tratto coincidente con l'alta via numero 1 della Valle d'Aosta. Man mano che saliamo, il caldo inizia a farsi sentire e anche la neve inizia a scarseggiare. Ragazzi, secondo voi in che stagione siamo? Pieno inverno. Incrociato il sentiero che proviene dai Pian di Verra, svoltiamo a destra per raggiungere Resy. Giunti a Resy, magnifico borgo dove si trovano due bei rifugi alpini, riprendiamo fiato e ci prendiamo qualche minuto per ammirare lo splendido panorama. Prima di proseguire il nostro percorso ad anello, vista la scarsità di neve, decidiamo di tentare la salita al Palon di Resy, splendido punto panoramico sul Monte Rosa e la sottostante Val d'Ayas. Superato Resy, proseguiamo dritti in direzione del Colle della Bettaforca. In prossimità di un palo elettrico, svoltiamo a sinistra, salendo lungo il sentiero 8C verso il Palon di Resy. Man mano che saliamo, la neve aumenta sempre più e, visto il caldo eccessivo, anche il pericolo di valanghe si fa più concreto. Decidiamo quindi di fermarci lungo la spalla ovest del Palon di Resy, da dove godiamo di una splendida vista su Champoluc e la sottostante Val d'Ayas. Dopo un rapido spuntino, ci rimettiamo in cammino per tornare a Resy, ripercorrendo i nostri passi. Tornati sulla strada principale, svoltiamo a destra per raggiungere Resy. Da Resy riprendiamo il nostro girad'anello che ci conduce verso i Pian di Verra inferiori. Giunti ai piani, restiamo meravigliati dallo splendido paesaggio.
e non vorremmo più tornare a casa. Salutiamo il Monte Rosa e affrontiamo la discesa finale, soddisfatti di questa bella escursione. Se hai dei dubbi sull'itinerario, scrivimi in chat e mi raccomando, se non vuoi perderti le prossime avventure, iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!